ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriamo i libri che la signorina ha ricevuto da Babbo Natale, niente meno. Che quasi sono più dei nostri. Ma la bimba ama leggere. È vero, ma forse. Stiamo l'altro ama mangiarsi i libri, nel senso letterale. Vabbè, però sono dei libri che guarda che sta sbavando, ce l'hai lo sbavino? Lo sbavino qui, voilà. Allora, non vi facciamo vedere ovviamente tutti i suoi regali di Natale, perché sennò stiamo qua fino all'anno prossimo e poi dobbiamo libri, poi ripartire con gli altri regali. Parliamo di libri. Ma visto che siamo qua a parlare di libri, vediamo i libri che la signorina appunto ha ricevuto per Natale. Allora, vabbè, non vado secondo un ordine specifico che non è necessariamente quello di apertura pacchi, roba del genere. Due libri cartonati. Il primo è Ricevitori tre orsi di Xavier Deneux. Questo qui è nell'edizione La Margherita. E dovete sapere questa cosa qua, praticamente Ricevitori tre orsi è tipo la mia storia preferita, da sempre, e ho trovato questa edizione bellissima dove ci sono diciamo delle parti o in rilievo oppure tagliate diciamo nel cartonetto qui, forse lo vedete, qui c'è Ricevitori in rilievo, mentre qui c'è la porta ritagliata, vabbè, ovviamente se da un lato c'è il rilievo, dall'altro c'è il ritaglio, in modo tale che possa chiudersi il libro. Fuori il libro, molto bene. Infatti, l'ho letto con lei, le piacciono le parti in rilievo, guarda com'è. Esatto, com'è le piace piccare, infatti il senso era quello. Che bello. E poi l'altro libro cartonato invece è il Tocca, senti, ascolta, buonanotte, della Dami Editore, questo gliel'hanno regalato i miei, e praticamente, vabbè, sono ovviamente anche queste pagine cartonate. Ogni pagina ha un pulsante, adesso magari lo accendiamo così vi faccio un esempio. Qui c'è mamma coniglio che dice ora di andare a letto perché sono le 8:30 e c'è l'orologio che suona. Poi c'è il coccodrillo che si lava i denti, c'è l'acqua che scorre, insomma è tutta la routine diciamo per andare a dormire. E ogni pagina ha una cosa nello specifico, tipo qua c'è il carillon, la canzone solita della buonanotte, c'è anche il carillon che suona, poi qui ci sono i grilli alla finestra, se si clicca, e qui c'è l'orsetto che ride. E qui c'è una bimba che ride. Qui c'è una bimba che lagna. No, stai brava. E niente, andiamo a questo. Lo rispengo. Poi due libri per il bagnetto. Uno ha il guantino da ranocchia. Saluta Minerva. Perché è Lino e Rina fanno il bagnetto. Sono vabbè ovviamente quattro pagine plastificate di questi due che invece fanno la routine del bagnetto. Quindi sono infangati, allora si lanciano nella vasca, si lavano bene, si asciugano, si fanno uno scherzetto e fine. Perché lei sta parlando. E poi vanno a nanna. Lei traduce, esatto, traduce quello che sta dicendo Minerva. Brava, esatto. E questo qua è quel materiale insomma che può andare nell'acqua e con questo guanto si può lavare il bambino e intanto giocarci. Noi in realtà non lo usiamo per lavarla, lo usiamo solo per giocare perché insomma preferisco così semplicemente, non perché. E poi simile a un altro che invece aveva già, però volevo comprare anche questo, poi in realtà l'ha portato Babbo Natale in formato dalla zia Chiara. Il libro magico del mare di Tiago Americo, sì. L'editore io non so, cioè non so se quello è l'editore, ma non penso che sia quello l'editore. Beh, non ci è dato sapere l'editore. Gribaudo, questo qua è un altro libro appunto da bagnetto, però bagnandolo compaiono, vabbè, come vedete ci sono questi disegni sotto un po' più scoloriti, se si bagnano tornano, cioè diventano vivaci insomma un po' come il resto, no? Sicuramente ne vedrete qualcuno un po' più scuro di altri perché ieri l'abbiamo un po' spacciugato e in teoria andrebbe asciugato, in pratica non l'abbiamo fatto perché poi siamo andati dietro lei e quindi siamo un po' persi. Poi se vi ricordate lei aveva dei librini bianco e nero della giungla e dell'oceano, volevo recuperare quelli colorati e qui invece ci ha pensato Babbo Natale informato dalla zia Debbie. Quindi abbiamo la giungla e sono bellissimi, questi fanno questo rumore qua, tutte le codine hanno sempre materiali diversi e texture diverse, e poi c'è l'oceano. Questo devo dire gli piace moltissimo perché sono tanto colorati. Infatti passamelo che ci faccio gioco.
Esatto, hai ragione tu. Poi abbiamo preso noi Cuccioli in arrivo della De Agostini, Le avventure dell'orsetto Pop. E questo è un po' spiegazzato in realtà, però. E questo forse non l'abbiamo ancora letto, né? No. Questo non l'abbiamo ancora guardato. O meglio, l'abbiamo guardato ma non l'abbiamo letto. E questo è in tessuto, semplicemente. E gli altri sono tutti in tessuto, ce ne sono ancora tre. Uno è questo grande, è un libro del bebè, simile a quell'altro che aveva quel gufo. Che qua invece c'è la mucca, la paperetta qui che alza questo, qua la gallina che fa cucù con il suo pulcino, il coniglietto che si nasconde dietro il cespuglio, il codino del maialino che si può tirare, c'è sempre lo specchio per guardarsi, e poi qua c'è il cavallo che c'ha tipo la lana, insomma, nei ciuffini. E dietro c'è la pecora morbida. È sempre un discorso di texture e rumori, come vedete. Tra l'altro ogni libro di questi qua che vi sto facendo vedere ora, e questo grande, viene comunque con una valigina tipo dove riporli per non lasciarli magari proprio prendere polvere e cose del genere. E poi due simili, se non li faccio cadere, ciao orsetto e ciao mucca, con gli animali sfacciugosi in copertina, che anche questi si aprono e dentro hanno invece una storia normale, insomma. Qua di nuovo la routine della buonanotte. E qua invece ci sono gli animaletti che vanno sul trenino. Che vanno sul trenino. Vanno in gita. E vanno in gita sul trenino, sì. Che belli. Voglio tornare bambino per fruire anch'io di queste belle letture. Pensa che ne fruisci lo stesso anche da grande. È vero. E basta, no? Li abbiamo trovati tutti? Sì, sì. Penso di averli recuperati tutti. Cosa vuoi dire, Minerva? Vuoi salutare i nostri amici? Secondo me se lo vuole mangiare. Se vuole mangiare, vuole mangiarsi, ama il pesce, se sta per mangiare un narvalo, una piovra, è un cavalluccio marino. Con un'aragosta. Sì, un'aragosta, c'è anche un narvalo. Cosa fai qui? Vuoi salutare i nostri amici? Di ciao, Minerva. Ieri per noi, per voi non lo so, stava facendo dei versetti, magari vi lascio qua la foto con l'audio, e stava facendo dei versetti, praticamente stava versetto di altro, e è scappato un barca, così, totalmente a caso, barca. Non si sa da dove l'abbia preso, come da dove sia uscito, barca. Però ha detto la barca. La sua prima parola, involontaria. Mm-hmm. Ovviamente, sì, era un versetto che stranamente ha imbroccato, insomma, una parola di senso compiuto. Barca. Però abbiamo riso 20 minuti, perché così dal nulla, barca. Con l'R moscia, poi. Con l'R moscia. Barca! Barca. La barca! Comunque adesso io vi lascio il suo pezzettino di audio. E niente, questi sono stati i suoi regali librosi di Natale. Ci sono tutti i tuoi questi libretti, vero amore? Abbiamo capito, brava, tutto. Brava, hai ragione. Se siete arrivati fin qui, dite barca. Barca. Ok. Allora adesso vi lascio quella clip e ci vediamo alla prossima. E lei continua a mangiare le dita del papà. Mi sembra giusto. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ah, barca.